Subito mi preoccupai perché la cosa che il bronzo non va d'accordo col mare, è vera. E io ho restaurato quasi, mi sembra, 5 o 6 monumenti sul mare, più molti monumenti che ricevono la nebbia salina, ed è sempre stato un problema perché il cloro di fatto corrode la superficie del bronzo mangiando il rame. E il prodotto di corrosione di questo rame è di nuovo aggressivo nei confronti del bronzo, per cui è un processo che va avanti e non si ferma fino alla completa distruzione dell'opera. È chiaro che 100 anni non sono sufficienti, però comunque la situazione andava vista. Sono venuto a vedere la scultura, e effettivamente aveva una classica superficie aggredita dalla salsedine. Non aveva, come sempre, non aveva dei punti di corrosione, ma era una corrosione generalizzata, perché ovviamente la nebbia marina lo avvolge continuamente, soprattutto d'inverno, primavera, in autunno, e quindi la cosa era come ce l'aspettavamo. Ho fatto questo progetto nel quale ho messo un po' tutte le conoscenze che avevo dei lavori che avevo fatto, primo di tutti a Venezia, altra città marinara, con Leoni di Verrocchio, che aveva grossi problemi perché era da più di 100 anni che non veniva toccato ed erano 500 anni che stava a Venezia, cioè in mezzo all'acqua, teoricamente immerso nella nebbia di Venezia. Quindi anche questo è stato, diciamo, un'esperienza che mi ha aiutato a intervenire su questa scultura con più sicurezza. E dopodiché, dopo il bel lavoro fatto, mi sono raccomandato che si mettessero protettivi, 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 esagerando, perché sul mare veramente l'aggressività dell'ambiente marino è estrema. Ad esempio, il monumento dei Mille, che sta a Quarto, vicino a Genova, anche quello è a 50 metri dal mare. E anche quello era ridotto in condizioni pessime, cioè si ha proprio la perdita della superficie. Soprattutto in queste sculture più moderne, dove il bronzo spesso non è un bronzo statuario classico, 90% di rame, 10% di stagno, ma è miscelato con altri alliganti che spesso poi introducono motivi di debolezza della lega e che quindi si corrodono più in fretta. Una cosa molto importante che ho già detto a Enza e che ripeto anche qui davanti a tutti voi, è importante che voi facciate manutenzione a questa scultura, perché così come adesso, ed è 2 anni che ancora non ha subito nessun attacco, può rimanere all'infinito. Basta fare una semplice manutenzione ogni 4, 5 anni, 6 anni, guardando la superficie, ripristinando i protettivi, e quindi si può tranquillamente mantenere in buona salute.